Ciao ragazzi, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi, visto che qualcuna di voi me l'ha chiesto anche su Instagram, della nuova collezione in limited edition, definita appunto da Essence Trend Edition, Blossom Dream. Come immaginate, i prodotti di cui vi sto parlando non sono quelli in linea permanente, quindi praticamente quelli che troviamo sempre nell'espositore, ma fanno parte appunto di una trend edition che è disposta sempre nell'espositore Essence, ma per un periodo limitato di tempo. Naturalmente poi ho pensato di farvi anche un video su tutti i nuovi prodotti Essence, soprattutto per capire quali hanno un buon inci e quali no. Se siete interessati, mi raccomando, lasciatemi un pollice in su. La collezione è composta da Liquid Eyebrow Lifter, che praticamente è un gel per sopracciglia dal packaging bianco, di cui vi lascio naturalmente la foto qui. Contiene 4 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi. Non ha un buon inci, in quanto al secondo posto dopo l'acqua troviamo il dimeticone numero 01 Just Gym The Light. Il secondo pezzo della collezione è un bellissimo illuminante, diciamo quelli ad arcobaleno, che sono davvero stupendi, e questo si chiama appunto Rainbow Highlighter. Di questo illuminante già ce n'è uno nella collezione permanente e di cui vi parlerò appunto nel prossimo video. Anche questo illuminante purtroppo non ha un buon inci, perché dopo talco, mica e magnesium stereate, quindi al quarto posto, contiene anch'esso dimeticone, quindi essendo un prodotto per il viso ho preferito non acquistarlo, e si chiama numero 01 Prism of Light. Ragazzi, è un peccato, perché davvero per una patita di illuminante come me è stato bruttissimo non poterlo acquistare, perché comunque mi piace tantissimo. Abbiamo poi il blush, sempre della Blossom Dreams, che si chiama numero 01 Call Me Coral, e anche questo, come per l'illuminante, o dopo il talco, mica e magnesium stereati, contiene dimeticone, quindi appunto non ha un buon inci. Contiene 8 grammi di prodotto e ha un PAO di 12 mesi. C'è poi una bellissima palette che si chiama Eyeshadow Palette, e anche questa purtroppo non ha un buon inci, perché appunto contiene dimeticone. La palette è composta da 5 colori, che sono un bronzo, un bianco, un marroncino, un rosa e poi un rosa però tendente più quasi al chiaro, quindi più bianco. La palette contiene 6,3 grammi di prodotto e si chiama numero 01 Spring Is In The Hair. Anche questa palette mi è dispiaciuto non prenderla, perché alla fine, anche se i colori sono sempre gli stessi, sono molto molto carini, ma purtroppo, non avendo un buon inci, ho preferito non acquistarla. Naturalmente trovate l'inci di tutti i prodotti proprio scritto nel dettaglio e tutte le foto della Blossom Dream giù nell'info box, nel post su Inci Verde Blog. Il pennello, che praticamente è il pennello quello piatto con manico grigio, che serve per applicare soprattutto terra o illuminante. Abbiamo poi 2 matite labbra. Purtroppo anche le matite labbra, che sono anche rossetti, perché comunque quando le ho swatchate ho visto che la stesura è molto molto buona, quindi possono essere utilizzate sia come contorno labbra, ma anche appunto per riempire e dare pigmentazione e colore alle labbra stesse. E sono 2, una rosa chiaro e una un po' più scura. Infatti quella più chiara tende appunto a rosa mattone, mentre quella più scura dà più sul fucsia rosso. Naturalmente vi lascio la foto degli swatch qui, e anche queste matite ho deciso di non prenderle proprio perché non hanno un buon inci. Alcuni prodotti per la nail art. In primis ho trovato Nail Oil, che praticamente è un olio per le cuticole o comunque per le unghie, e questo prodotto ha un buon inci. Viste le ultime tecniche di nail art, Essence è uscita con il Mirror Effect Nail, praticamente è una polverina che si mette sullo smalto per dare l'effetto specchiato sulle unghie, e questo prodotto ha un buon inci. Sempre della collezione, ancora per la nail art, c'è l'Iridescent Effect Nail Art Pigment. Praticamente è un prodotto che, come per il precedente,
precedente. Non dà l'effetto specchiato, ma lo dà tipo brillantinato. Il Water Base Top Coat è che è uno smaltino bianco trasparente, e sia questo che tutti gli altri prodotti di Nail Art hanno un inci ottimo. Ho trovato poi due matite occhi che però possono essere utilizzate anche come eyeliner. Una è a una colorazione bianca, mentre l'altra ha una colorazione viola, e anche queste purtroppo non hanno una buona composizione. Infine, della Blossom Dream fa parte una lima 2 in 1, quindi composta da due lati. Bene ragazzi, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se voi avete acquistato qualcosa della Blossom Dreams e come vi siete trovate, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao!